alto il primo incontro del percorso di partecipazione della provincia di Pesaro e Urbino verso la candidatura Capitale Europea della Cultura 2033, un percorso che vedrà coinvolto l'intero territorio provinciale del suo immenso patrimonio di cultura, competenze ed eccellenze di ogni genere. I comuni in particolar modo saranno protagonisti a partire dalla città di Fano degli eventi celebrativi di Rossini, Vitruvio e Raffaello, come evidenziano i tre amministratori che hanno inviato un invito a firma congiunta a tutti i sindaci e rappresentanti di enti locali a partecipare a questa prima riunione. Abbiamo parlato di quelle che sono le nostre potenzialità e come poterle metterle insieme e per essere propositivi e interessanti nella scelta della Capitale Europea della Cultura del 33. Credo che ci siano tutti i presupposti per fare un buon lavoro e la provincia fungerà da coordinatore e garante di tutte le azioni che si andranno a fare. Secondo Ricci si guarda dunque una strategia pluriennale con tanto di comitato organizzatore per mettere in fila le priorità e costruire il dossier. Faremo rete insieme, afferma, contestualmente con Urbino si porteranno avanti le grandi sfide infrastrutturali, la Fano-Grosseto, la Pesaro-Urbino, il lotto 10 Canavaccio-Bivio-Borzaga, il collegamento viario tra Città della Costa, la Pedemontana. Più in generale, affermato Ricci, non sarà facile, serviranno risorse pubbliche e private per accompagnare il progetto, ma vogliamo porci insieme a Matera, Parma e Mantova e altre città italiane che puntano sulla cultura come meta attrattiva per i flussi turistici che verranno dall'Asia. Presenti all'incontro anche gli assessori di Urbino e Fano, Roberto Cioppi e Caterina Del Bianco, e il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Noi siamo vincenti nel 2033 se la nostra popolazione è consapevole di questo progetto bellissimo che vogliamo portare avanti, e nello svilupparlo probabilmente riusciamo a fare ad aumentare l'economia del nostro territorio. Dobbiamo lavorare soprattutto per questo, per riunire e anche un po' togliere questa contrapposizione che ci contraddistingue da molto tempo tra la costa e l'entroterra, che dobbiamo superare in tutti i modi. Questa è l'occasione giusta per poterlo fare, perché la costa non è sufficiente da sola e l'entroterra altrettanto. Quindi insieme possiamo vincere.